congresso nazionale è caratterizzato su Milano, era una scelta diciamo ovvia proprio perché a Milano è stata fondata 50 anni fa, il 7 di luglio del 65, l'Associazione Italiana Sommelier. All'interno di questo grande contenitore congressuale abbiamo intenzione di collocare moltissime iniziative, quindi la presentazione della nostra guida, che di solito è svincolata dal congresso nazionale, ma l'opportunità c'era anche per poi il periodo di uscita delle guide, è esattamente quello tra la fine di ottobre e la metà di novembre, il concorso per il miglior sommelier d'Italia e soprattutto una bellissima iniziativa, mi sta particolarmente a cuore questo, raccontarlo, perché finalmente in un mondo in cui tutti si dividono, le associazioni della sommelieria e dei degustatori si uniscono. Quindi ci siamo messi insieme con ASPI, con ONAV e con FISAR per dare vita, insieme ad altre sigle del mondo del vino naturalmente, alla Consulta Nazionale del Vino. Quindi una bella iniziativa su cui sicuramente il mondo della produzione nazionale e internazionale ne avrà un grande beneficio. Il vino italiano che benefici avrà dopo questo grandissimo Expo? Diciamo che Expo è stato soprattutto un momento non tanto declinato sul vino, ma declinato sul profilo del far vivere i territori, far vivere le aree geografiche. E quindi il vino è certamente un elemento imprescindibile sotto questo punto di vista, perché laddove l'uomo è presente sul territorio, il territorio vive. Quindi Expo ha lanciato un grande segnale in cui il vino certamente non è estraneo. Prospettive del vino a medio e lungo termine? Ebbene, le prospettive del vino sono un pochino problematiche, siamo scesi repentinamente in pochissimi anni ad una produzione che è ai minimi storici. Chiaramente non abbiamo la presunzione di instillare a tutti l'obbligo, la coercizione a bere a tutti i costi il vino, però cercare di capire che dietro il vino ci sono dei risvolti culturali, quindi allargare il bacino d'utenza. Molto spesso i produttori italiani, dico giustamente, ecco, vanno all'estero a cercare proseliti. Io dico che in realtà sono molto più vicini di quanto potremmo immaginare, perché il segmento in cui la nostra associazione, quindi in cui gli appassionati crescono di più, è proprio il segmento degli under 30. Quindi vuol dire che i giovani stanno scoprendo il vino come elemento non solo culturale ma di socializzazione. I giovani hanno bisogno di socializzare tra di loro e il vino è un elemento significativo. Lo bevono, lo assaggiano, lo degustano con attenzione, lo abbinano e sono entusiasti di questa nuova conoscenza che stanno facendo. AIS vuol dire 32.000 soci. Quanti giovani, quanti meno giovani? Beh, diciamo che AIS è un, dico sempre che è un microcosmo dove ci sono un pullulare di professioni. La lungimiranza dei nostri predecessori è stata quella di aprire le porte anche agli appassionati che hanno fatto una grande massa critica. All'interno di questo ci sono appunto le professioni, ci sono le stratificazioni dell'età, ci sono i sessi, ecco. E altro segmento in cui stiamo crescendo moltissimo è quello delle signore, delle colleghe donne, che oggi sono circa il 30% dei soci AIS. E direi che più o meno siamo intorno, diciamo, tra la fascia, diciamo, under 50 e over 50, siamo più o meno metà e metà. Ma le donne amano sempre il vino dolce come si diceva una volta o no? Questo è un po' un luogo comune, Spesso certo. Si dice quando si trova un vino facile, immediato, oh no, beverino, gradevole, un po' dolcino, si dice sempre questo è un vino da donne, e invece in realtà le nostre colleghe sono molto attente a scoprire, diciamo, delle vere chicche, delle perle enologiche, quindi molto spesso ci danno dei punti. Vini del Sud. I vini del Sud rappresentano una grande risorsa per il nostro paese, per tanti anni bistrattati, per tanti anni una scarsa presa di coscienza da parte dei territori, perché erano, inutile negarci, erano vini che molto spesso servivano ad andare a irrobustire le altre strutture nazionali ed estere. Oggi invece i vini del Sud hanno questa grande riscossa, i territori sono diciamo, è difficile citarli tutti. Io, caso emblematico particolare che amo moltissimo, anche perché per non smentire un pochino le mie radici, che come facilmente tradisce il mio cognome, sono Irpine. Io sono un grandissimo appassionato dell'Aglianico, quindi questo che in passato veniva considerato il Barolo del Sud, ecco. Ma l'Aglianico non soltanto dell'Irpina, non soltanto il Taruasi, l'Aglianico in tutte le sue declinazioni, dalla Basilicata, dalla parte della Puglia, di parte della Calabria. L'Aglianico del Sud Italia è un vino che amo particolarmente, ma sono tantissime le eccellenze, il Negramaro, il Primitivo, il Nero di Troia, senza contare che anche i grandi vini bianchi, spesso si pensa al Sud Italia come vini bianchi grevi, difficili da bere, con poca acidità, alti di gradazione alcolica, e ci si dimentica che invece che al Sud ci sono aree geografiche dove le altimetrie sono paragonabili a quelle del Trentino, a quelle dell'Alto Adige, a quelle delle Alpi.
appuntamento per il 13, 14 e 15 novembre sul più grande grattacielo di Milano. Grazie mille a tutti e un benvenuto a chi vorrà venirci a trovare in questi giorni a Milano. Grazie.